Buongiorno ragazzi, bentornati su Grimax. Allora, oggi siamo nella sezione terminali. E che cosa vi porto oggi? Beh, ormai mi conoscete, sapete che sono un amante dei rig pop-up. E quindi anche oggi ve ne porto uno di nuovo. È un rig che ho scoperto da poco, ma che mi è subito piaciuto, sia per la sua semplicità, sia per come si posiziona in acqua. Quindi veramente un rig che mi piace tantissimo. Ve lo faccio vedere perché io ne ho già preparato uno per capire un attimo come potervelo spiegare, soprattutto perché ho fatto un piccolo accorgimento mio personale che, anche se banale, però ho riscontrato che funziona comunque, quindi non va a influire sull'efficacia del rig. Allora, intanto ve lo faccio vedere. Ecco, non vi preoccupate perché sarà proprio così che si presenterà in acqua, quindi non è storta la videocamera, ma è il rig che è fatto apposta così. Allora, ho detto che ve lo farò vedere con una piccola modifica. Adesso, quando entreremo nello specifico, vi dirò quale. Intanto, vediamo di capire che cosa dobbiamo usare. Sicuramente serve un buon filo, un terminale molto rigido, probabilmente è meglio usare quelli coated, ricoperti. Dopodiché ho usato un amo curve shank della corda e mi sono comprato, come vi avevo fatto vedere sui social, la pasta in tungsteno della Nash questa volta, ma non conta la marca su queste cose. Poi avremo bisogno dei micro anelli, degli overring, e per quanto riguarda la modifica ve lo dirò dopo. Allora, iniziamo a capire come si monta. Vi ho detto che è facilissimo, quindi prendo il mio Combi Link della Nash, taglio uno spezzone non troppo generoso e facciamo la cosa più semplice intanto che c'è da fare quando si costruisce un rig. Quindi andiamo a fare il nostro solito cappio. Cappio, la lunghezza va un attimo gestita, quindi prima di chiudere il nodo e di effettuare appunto il nostro cappietto, andiamo a vedere bene se le misure che sto facendo può andare bene o no, quindi perché deve rimanere leggermente lungo il cappello, non è un rig come i soliti dove decidiamo la lunghezza magari in base alla boilies. Qua dobbiamo farlo stare leggermente più lungo. Io adesso, come vedete, non sono soddisfatto della lunghezza, quindi non l'ho stretto. Pertanto vado a rifarlo. Ho bisogno di qualcosa di più lungo. Quindi rivado a prendere le misure, vado a rifare il cappio e cerco di chiuderlo il più lungo possibile. Vedete? Già così è bello lungo. Adesso cerco di farlo scivolare fino in fondo in modo da non sprecare spazi. Eccolo qua. Perfetto, adesso taglio l'eccedenza un attimo con l'accendino, vado a pulire i baffetti che si sono creati, stando sempre attento. Ok, situazione è questa qua: un cappio, come potete vedere, molto generoso. Adesso prendiamo un amo. Come vi dicevo, i curve shank secondo me sono quelli che si abbinano meglio a questo tipo di terminale. Allora, eccolo qua, semplice amo. Cosa faccio? Faccio passare il cappio, bisogna premere bene sul finale perché dovrà passare nell'occhiello dell'amo. È un'operazione che può portare via qualche secondo perché non è semplice inserirlo. Vediamo se ce la faccio ai primi colpi, mi aiuto un attimo coi denti per schiacciarlo un attimino di più, sempre stando attento a non rovinarlo, ed eccolo qua, ce l'abbiamo fatta subito. Ok, come vedete si presenta questa situazione dove abbiamo il
cappello che più di un tot non può entrare perché abbiamo fatto il nodo. Quindi ve lo faccio rivedere, ho fatto passare il cappio nell'anellino, dopodiché lo tiro tutto verso l'alto finché non si ferma. Adesso ho bisogno di un oval ring, che sono quei classici anellini che usiamo per fare le nostre montature pop-up o anche per chi usa il blue back rig. Quindi vado a prendere l'anellino, vediamo se riesco a farvelo vedere, sarà difficile, ma vediamo se si vede. Eccolo qua, semplice anellino, e lo vado a far scorrere nel nostro cappio. Ok, ci siete? Eccolo qua, vedete che scorre, perfetto. Ora cosa facciamo, ragazzi? Andiamo a far passare il cappio, vedete, siamo su questa posizione, mi metto di qua così si vede, e andrò a far passare il cappio sopra l'amo fino a portarlo dentro proprio, e ci troviamo in questa posizione. Riuscite a vederlo? Vediamo. Non ho fatto altro che far passare il mio cappello dentro l'amo. Vediamo di farlo vedere ancora meglio. Eravamo partiti da questa situazione. Apro bene il terminale e lo faccio scorrere dentro l'amo e poi lo tiro su per bloccarlo. Ok, adesso vado a prendere il bait floss, che me lo sono dimenticato nella cassettina, e vi faccio vedere come legare la pop-up. Allora, una volta preso il bait floss, che non è altro che questo filo bianco per poter innescare le nostre boilers quando usiamo appunto degli anellini come quelli che ho usato io, siamo arrivati, ripeto, in questa situazione. Adesso non lo finisco ancora, è solo per farvi vedere come siamo presi. Allora, vedete, abbiamo il rig che passa sopra l'amo praticamente, o sotto, dipende da come lo si guarda, e la nostra, il nostro anellino che è dentro il nostro filo. Adesso prendiamo del bait floss, come ho detto, tagliamo, ci aiutiamo con un ago, prendiamo una pop-up, in questo caso con un amo così userò una pop-up del 16. Allora, intanto inserisco la mia pop-up. Ottime. Dopodiché vado a prendere il bait floss, lo unisco e lo porto parallelo. Ok? Vado a inserire il bait floss, vedete, dentro l'ovale. Spero si riesca a vedere. Quindi molto semplice, e vado a chiuderlo facendo passare le due estremità dentro, scusate, ecco, le due estremità che ho qua le vado a far passare dentro il cappello, quello unito, e tiro verso l'alto. Vedete come si sta facendo il nodo? Eccolo qua. Ok, siamo quasi alla fine, eh? Siamo a buon punto. Adesso non faccio altro che prendere la mia voiless, farla scivolare sul cappello e siamo pronti. Adesso gli do due nodi per serrarla un attimo. Non uso uno stopperino in questo caso perché ho visto che restano
appese tranquillamente anche poi facendo qualche nodo, come potete vedere, e bruciando le estremità del filo che avanzano, quindi si crea un effetto di cappio, possiamo dire così, anche se proprio cappio non è, però restano bene attaccate. Ok, cerchiamo di non bruciare la boilies e voilà, vedete? Rimangono attaccate. Ok, siamo in questa posizione, così è brutto a vedersi, quindi andiamo a regolarlo. Come si fa? Tiro la parte finale del rig e vedete che si sta accorciando. Tac, ed ecco come si presenterà il nostro rig. Adesso prendo questo. Come si presenterà il nostro rig in acqua? Adesso dobbiamo ricordarci che, essendo una pop-up, va bilanciata. Quindi, se riesco ad aprire, ecco qua, la scatolina della pasta in tungsteno, quindi vado a prenderne un pezzettino, questa la rimetto via nella sua scatolina. Ora, quanta ne serve, bisogna vedere con che esca stiamo pescando, perché più è grande l'esca pop-up, più servirà questa pasta. Adesso la appiattisco un attimo, in modo poi da renderla omogenea per far posizionare il nostro finale qua dentro. Dove la vado a mettere? La vado a mettere dove c'è il nodo, ok? Adesso faccio una bella olivetta con le mani, con le dita, e il risultato poi lo vedremo fra poco. Cerco di appiattirla nella fase finale qua. Ok, allora siamo arrivati in questa situazione dove abbiamo montato, vediamo se riesco a girarlo, esatto, ve lo tengo così intanto, dove abbiamo montato la nostra pop-up sull'anellino, e come si può vedere, grazie alla pasta in tungsteno, già gli viene data un'angolatura al rig, ok? Quindi in acqua l'effetto sarà questo. Ora, il cappello qua può essere troppo corto, quindi, come avevo detto all'inizio, va regolato. Dipende anche da che fondale, su che fondale stiamo pescando. Ovviamente non si può esagerare con cappelli chissà quanto lunghi o chissà quanto corti. Quindi bisogna fare delle prove. Questo comunque sarà l'effetto che vedrete in acqua. Adesso poi andremo anche a fare una prova dentro l'acquario e cercheremo di capire come si posiziona. Ora, prima vi parlavo di una piccola variante che ho fatto. Come ho detto prima, su questo rig vi ho fatto vedere un anellino, ok? Un oval ring per mettere l'esca. Per chi non volesse comprarsi il bait floss o gli anellini, appunto, perché dice cavolo, costa troppo, a questo punto, adesso non mi ricordo esattamente i prezzi, quindi non so, vedete voi, si va a prendere un bait screw. Io uso quelli della Nash, mi trovo bene. Infatti, se io vi faccio rivedere il primo rig che vi ho mostrato, se vado a girare la boilies, ecco che vi faccio vedere la bait screw. Quindi questa era la piccola modifica, tra virgolette, che ho apportato a questo rig, perché sono molto più veloci, secondo me, degli oval ring, anche per non stare ogni volta col bait floss, magari c'è frenesia alimentare, le carpe mangiano, stare lì col bait floss ogni volta a ricucire la boilies si perde un pochettino tempo, oppure anche per qualcuno che è un po' più pigro, non c'ha voglia, quindi
Con la Bates Crew si ottiene lo stesso risultato. Ok? Ora, qual è il vantaggio di questo rig, a parte essere molto accattivante? Il vantaggio è questo, che per chi ha voglia di impegnarsi un pochettino, ci si può preparare già delle boilies con l'anellino già attaccato col bait floss. Questo perché ho perso l'esca durante il combattimento, ok? Mettiamo che qua non ho il bait screw ma ho l'anellino. Che cosa faccio? Tiro su tutto il filo, lo vado a far uscire dall'amo, ok? Quindi sono alla situazione di partenza. Tiro via l'anellino o il bait screw perché ce l'ho già pronta, magari le ho già fatte dippare, quindi mi serve solo inserirla. Ecco la comodità. Vado a far passare il mio cappello dentro l'anellino o il bait screw e rifaccio rientrare l'amo dentro. Guardate ragazzi, pronti via, ho già cambiato l'esca. Come dicevo, magari questa qui ce l'avevo già dentro un barattolino pieno di dip, così si preparava. E in 2 secondi ho l'esca pronta. Quindi per chi piace velocità, per chi piace avere tutto sotto mano, tutto pronto, si prepara le cose il giorno prima, questo è un rig veramente bello, che ti dà la possibilità di variare esca in pochi secondi, ok? Senza magari sprecarla, buttarla via, perché abbiamo avuto più partenze sulla rosa piuttosto che sulla gialla. Quindi la gialla l'avevo calata da poco, non buttiamola via, teniamola un attimo ferma, magari la riutilizziamo più avanti. Questo mi piace, quindi lo proverò sicuramente nelle prossime sessioni. E adesso non ci resta che andare a vedere in acqua come lavora, quindi portate pazienza qualche secondo che riempio l'acquario e poi andiamo a provarla in acqua. Ed eccoci qua, siamo tornati sopra il livello dell'acqua. Come avete potuto vedere, presentazione molto accattivante, a me ha colpito subito. Come dicevo, sia per come si presenta, sia per quanto è... Cioè, è un rig a 360 gradi sto qua, facile da fare, non pretende chissà quali accorgimenti per quanto riguarda la minuteria da comprare, esche intercambiabili velocissime, quindi posso già prepararmela a casa. Due versioni, quella con l'anellino, che è quella che ho visto su internet, e quella invece che ho voluto provare io col bait screw, ma ripeto, nulla di eclatante, solamente che per me intanto la boilies rimane molto più attaccata, magari il bait floss anche con qualche pesce di disturbo che va a mangiucchiare l'esca, anche se pop up non dovrebbe, però mi è capitato che comunque anche le pop up vengano leggermente sbeccottate, quindi potrebbe deteriorarsi il bait floss e appunto perdiamo l'esca e non ce ne accorgiamo. Quindi ripeto, è un mio piccolo accorgimento, però volevo farvelo vedere anche a voi perché sicuramente userò questo io. E basta, come vedete hanno una stabilità non poco differente,
perché rimangono veramente alzate, soprattutto anche grazie alla pasta in tungsteno che gli dà un'angolatura perfetta. Quindi non mi resta che provarlo, ragazzi. Spero che questo video vi possa essere stato utile, come al solito. Vi chiedo di lasciare un like. Se avete voglia di mandarmi qualche foto di come vi è venuto, ricordatevi i nostri social, Instagram, Facebook, ci trovate sotto Creamax Carfishing un po' ovunque. E se invece avete commenti che volete lasciarmi, li lasciate sotto il video e io vi do appuntamento al prossimo video sui rig. E so che sperate di vedere un rig affondante e non più pop-up, ma arriveranno anche quelli, dai. Basta, chi non si è iscritto al canale si iscriva e lasciate un bel like. Ciao ragazzi, a presto da Creamax.